Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Stiamo dedicando questi mesi a parlare degli antagonisti della quest e questa settimana proseguiamo con un discorso abbastanza teorico, ma di particolare interesse se volete fare le cose per bene. Abbiamo detto nei video precedenti che un buon antagonista, per risultare efficace al tavolo, deve essere caratterizzato. Come fare quindi a caratterizzarlo nella maniera migliore? In questo video andiamo proprio a parlare di quei due strumenti che serviranno a voi come master per creare un cattivo che sia credibile all'interno della vostra storia e che possa anche risultare utile alla narrazione stessa. Cominciamo subito col dire che questo non è un video come creare un antagonista memorabile. Un antagonista memorabile non è qualcosa che possiate creare voi a tavolino. Se l'antagonista in una campagna è efficace, dipende in larga parte da quanto sareste stati voi bravi a inserirlo in quella che è la narrazione collettiva che emerge spontaneamente dal tavolo. Non ci sono trucchi in questo senso. Un antagonista appena abbozzato, ma che i giocatori apprezzano e che voi siete riusciti a infilare per bene nella storia, potrebbe venire ricordato per sempre, mentre un PNG particolarmente dettagliato, ma che non suscita l'interesse dei giocatori o che voi non riuscite a utilizzare bene, verrà molto rapidamente dimenticato. Questo però non vuol dire che un buon lavoro di preparazione preliminare su quelli che saranno gli antagonisti all'interno della vostra storia non vi torni utili proprio perché vi creerete da soli i due strumenti che vi serviranno poi durante la storia stessa per usare il antagonista, l'avversario, in maniera efficiente. E questi due strumenti sono la motivazione e l'obiettivo dell'antagonista. L'obiettivo dell'antagonista è semplicemente quello che vuole ottenere, o se vogliamo dirla semplicemente, cosa succede se i protagonisti della quest perdono. Questo non è limitato a solo quegli antagonisti che sono effettivamente persone all'interno Quest. Sicuramente quando il malvagio barone mette in moto le sue armate per andare a conquistare il regno, avrà degli specifici obiettivi militari propedeutici al conseguimento della vittoria della guerra e questo suo obiettivo coinvolgerà centinaia di altri PNG, migliaia se stiamo parlando di una guerra vera e propria. Ma anche l'asteroide che sta per cadere sulla città nell'economia del racconto ha il suo obiettivo, cioè distruggere la città, e un suo piano per ottenerlo, cioè caderci sopra. Paradossalmente, per i PG potrebbe essere molto più facile sventare il piano del malvagio barone, buona fortuna ad andare a discutere con l'asteroide. Questo perché tra questi due tipi di antagonista della quest c'è una differenza fondamentale, cioè la motivazione. La motivazione è il motivo per cui l'antagonista fa quello che fa, cosa lo spinge a comportarsi in quel modo. Se l'obiettivo riguarda la pratica della realizzazione del suo piano, la motivazione ha più a che fare con la psicologia del personaggio. Quale sia poi la motivazione nello specifico dell'antagonista dipende ovviamente da quale tipo di antagonista state cercando di inserire nella storia e quale peso avrà nell'economia generale della quest che state portando al tavolo. L'antagonista di una quest molto breve all'interno di una campagna più ampia non avrà bisogno di una motivazione così approfondita, anche se un protagonista non approfondito non necessariamente qualcosa di negativo, potrebbe essere una cosa voluta per la
lasciare molto più spazio all'interpretazione dei giocatori, o semplicemente perché volete tenere semplice la storia. Magari state semplicemente provando un nuovo regolamento, quindi non volete perdervi dietro ai dettagli prima di vedere se il regolamento piace o meno. O magari semplicemente, so che a molti capita, state masterando per dei ragazzini, quindi la storia deve essere adattata al livello del party. Al contrario, un antagonista pensato per essere l'antagonista principale di una quest molto lunga, o magari di un'intera campagna che è progettata per durare degli anni, probabilmente avrà una motivazione, un relativo approfondimento psicologico anche più ampio di quello degli stessi personaggi giocanti. La prima e più importante cosa da dire è che l'antagonista deve avere un obiettivo che sia coerente con la sua motivazione. Questa è una di quelle cose che, detta così, sembrano scontate, ma in realtà dovete ragionarci un attimo di più perché non è così semplice come appare. La motivazione definisce che cosa l'antagonista vuole e l'obiettivo come ha intenzione di ottenerlo. E fino qua sembra semplice, ma per quanto queste due devono avere una coerenza tra loro, non fate l'errore di pensare che questa coerenza debba applicarsi anche al resto del mondo di gioco. Anzi, molto probabilmente è proprio per il fatto che la motivazione o l'obiettivo dell'antagonista non siano coerenti a rendere quel personaggio l'antagonista. Il fanatico religioso che organizza una crociata per sterminare tutti gli infedeli perché vuole creare un mondo giusto e pacifico, sta effettivamente remando contro il suo stesso interesse. Il mondo sarebbe molto più giusto e pacifico se la crociata non ci fosse. Ma, dato che lui è il religioso fanatico, la sua motivazione e il suo obiettivo sono coerenti per il personaggio. Ovviamente, però, dato che queste cose non sono coerenti per il resto del mondo, sarà appunto compito degli avventurieri andarlo a fermare. Ovviamente tutto questo dipende anche dal punto di vista, l'abbiamo già visto in un video precedente, ma se fossero i personaggi giocanti, i maniaci religiosi che vogliono creare la crociata, a quel punto creare la crociata sarebbe visto in gioco come qualcosa di perfettamente razionale e coerente, e il loro antagonista, cioè quello che vuole fermarli, come qualcuno che abbia delle motivazioni fondamentalmente errate. Il motivo per cui questi due aspetti sono di fondamentale importanza all'interno della quest è che sono fondamentalmente i cardini attorno a cui girano tutte le azioni dell'antagonista. Usando in maniera corretta obiettivo e motivazione, in pratica potrete reagire a qualunque scelta facciano i giocatori, mantenendo comunque la coerenza all'interno del racconto. Di questo abbiamo già parlato più nel dettaglio in un video di qualche anno fa, ve lo lascio qua su se dovete andarlo a recuperare. Ma in realtà, per l'antagonista nello specifico, se obiettivo e motivazione sono stati scelti e sviluppati bene, probabilmente non avrete neanche bisogno di avere una reale pianificazione della storia al di là dell'introduzione di alcune scene specifiche e del mantenimento dei punti di trama, perché dato che avete una base su cui confrontare qualunque cosa dicano i giocatori per vedere qual è la cosa che più probabilmente farà il cattivo, in pratica non avrete bisogno di scrivere una storyline vera e propria, ma lasciare che siano i giocatori a dettare l'andamento e la progressione della storia. Una volta che avete stabilito quale sia motivazione e obiettivo e avete introdotto in quest quale sia l'incidente iniziale che dà il via agli eventi, a quel punto il vostro antagonista si può limitare a reagire alle scelte dei giocatori in base a, appunto, motivazione e obiettivo, cercando sempre di fare la cosa che sia più coerente con queste due. Se però impostate la campagna in questo modo, dovete fare estrema attenzione al fatto che i giocatori siano coscienti di quali siano motivazione e obiettivo dell'antagonista,
non solo per rendere sensate le sue azioni, ma anche perché probabilmente saranno quei due la chiave per sconfiggerlo alla fine della campagna. Sugli antagonisti avremo ancora da parlare in seguito, ma settimana prossima faremo qualcosa di un attimo più generale, perché abbiamo parlato molto di motivazioni, quindi è il caso di fare un video per spiegare cosa sono. Fino ad allora, però, diciamo che questo video per adesso finisce qui. Adesso la parola sta a voi. Scrivetemi sotto nei commenti come voi fate a dare obiettivi e motivazioni ai vostri antagonisti, o se lasciate improvvisare tutto, o se scrivete a tavolino e come vi trovate con questi metodi. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate il like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. In descrizione trovate anche il gruppo Discord e Telegram se volete avere contatti con il resto della community del Mastercae. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Mastercae, noi ci vediamo nel prossimo video.